Non saprei definire la pornografia, ma certamente sono in grado di riconoscerla quando la vedo. Ho voluto esordire con questa frase perché secondo me calza veramente a pennello anche parlando di vitamine. Molti autori le definiscono un gruppo eterogeneo di molecole essenziali per l'organismo e vi ricordo che in nutrizione il termine essenziale indica un qualcosa di indispensabile per l'organismo che tuttavia non è in grado di costruirselo da solo. Questa definizione si espone però a grossi limiti, per esempio quella che noi chiamiamo vitamina C, l'acido ascorbico, è per l'essere umano una vitamina, non siamo in grado di sintetizzarlo, ma cane e gatto invece lo sono e come in grado, quindi per loro non è una vitamina. La stessa vitamina D, oggetto del presente video, noi ne abbiamo bisogno, ne abbiamo assolutamente bisogno per funzionare correttamente, ma d'altra parte siamo in grado di prepararcela da soli, siamo in grado di sintetizzarla. È sufficiente esporci alle radiazioni solari. Ecco, vedete, questa è la prima contraddizione di una molecola che negli ultimi anni è al centro dei dibattiti di chiunque, esperti autorevoli e esperti improvvisati. Regna ancora tanta confusione sulla vitamina D. In questo video cerchiamo di fare un pochino di chiarezza. Non passa letteralmente giorno senza che un giornale, una rivista online pubblichi qualche studio che esalti in modo quasi taumaturgico i poteri della vitamina D. Ma è proprio così. C'è tantissima confusione, anche fra gli stessi addetti ai lavori. C'è chi consiglia un'integrazione a tappeto quasi come se non ci fosse un domani, mentre altri medici sono un pochino più cauti. Qualcuno che consiglia di esporci al sole tutto il giorno senza protezioni agli orari più improbabili, in barba a qualsiasi raccomandazione di prevenzione dei tumori. Qualcuno invece che se ne frega bellamente. E quindi come dovremmo regolarci? Io con la mia umile laurea in farmacia non voglio assolutamente sostituirmi ai grandi esperti, ai grandi professori che dibattono tutti i giorni a colpi di studi scientifici sulle proprietà della vitamina D. Credo che possa essere utile però cercare di fare una sorta di riassunto, un pochino ragionato di quello che realmente sappiamo oggi, non di quello che ipotizziamo possa essere, ma di quello di cui abbiamo le prove, per cercare poi di tirare quelle che considero un pochino le mie conclusioni. Ma vi invito fin d'ora a scrivermi nei commenti e farmi sapere cosa ne pensate anche voi. E quindi iscrivetevi al canale e fatemelo sapere. Ma adesso andiamo avanti. Dicevamo che il nostro organismo per funzionare correttamente ha assolutamente bisogno di avere vitamina D. E come ce la procuriamo? Beh, per il 10% circa arriva un pochino dalla dieta, un po' di pesce, magari le sardine, il salmone, ogni tanto ci consumiamo il fegato, carne in genere, ma dobbiamo dire la verità, le fonti alimentari sono tutto sommato povere di vitamina D. L'unica che risalta un po' nel gruppo sarebbe l'olio di fegato di merluzzo, che però non consumiamo sicuramente in modo quotidiano. Latte e latticini, che molti inseriscono fra le fonti più importanti, in realtà in Italia, dove non sono fortificati, cioè dove non viene aggiunta industrialmente la vitamina D, non sono considerabili buone fonti. Il restante 90% del nostro fabbisogno viene invece soddisfatto grazie al sole. O meglio, dovrebbe essere soddisfatto, perché purtroppo chiusi nelle nostre macchine, chiusi nei nostri uffici, in realtà ci esponiamo forse un pochino troppo poco. Ed è per questo che molti medici ritengono che gran parte della popolazione, fino all'80% secondo alcune stime, potrebbe essere a rischio di carenza. Proprio sull'esposizione al sole si legge tutto e il contrario di tutto. Trarre delle conclusioni certe, oserei dire che è cosa quasi impossibile, gli stessi autori non concordano su tutti i punti. Cerchiamo però di fare un mini riassunto per dare un pochino di contesto alla situazione. Cosa sappiamo con ragionevole certezza? Quantificare esattamente l'impatto che ha l'esposizione al sole nella sintesi di vitamina D è pressoché impossibile, troppi fattori in gioco. Colore della pelle, latitudine a cui ci esponiamo, orario a cui ci esponiamo, se ci sia o meno, se ci siano o meno nuvole, se siamo più o meno vestiti, quindi la quantità della superficie che esponiamo al sole conta e come, l'applicazione di eventuali trucchi, magliette, creme solari, e ne parleremo meglio dopo.
È impossibile fare un calcolo esatto di quanto, di quanta vitamina D riusciamo a sintetizzare. Tuttavia, secondo il dottor Maestri, un endocrinologo di cui vi lascio un'interessante presentazione in descrizione, ritiene che un'esposizione due o tre volte alla settimana fatta per 10-15 minuti nelle ore comprese fra le 10 e le 15, esponendo viso, collo e arti, sia più o meno sufficiente alle nostre latitudini per garantirci un'adeguata sintesi di vitamina. Ma attenzione, colpo di scena! La vitamina D è liposolubile. Cosa vuol dire? Vuol dire che si scioglie nei grassi e questo permette al nostro organismo di farne scorta. Sempre secondo il dottor Maestri, ma è opinione tutto sommato abbastanza diffusa tra gli esperti, esporci una settimanella al mare di sole all'anno ci garantisce una buona copertura anche per la stagione invernale. Ma con le creme solari? Come la mettiamo con le creme solari? Qualcuno sostiene che l'applicazione di creme solari vanifichi completamente l'esposizione al sole. Qualcun altro è più possibilista. La mia opinione, per quanto possa valere, è in linea con la Skin Cancer Foundation americana, che ritiene che sì, è vero che la protezione solare limita l'impatto che le radiazioni UVB hanno sulla nostra pelle e quindi l'efficacia della sintesi di vitamina D, ma questo rappresenta solo una riduzione della capacità di sintesi della vitamina D, non un blocco totale. E non dimentichiamoci poi che noi queste creme solari non le usiamo mica tanto bene, non le riapplichiamo ogni 4 ore come prescritto, non le riapplichiamo ogni volta dopo aver fatto il bagno. Quindi sicuramente hanno un impatto, ma non prevengono completamente la capacità di sintesi di vitamina. Invece purtroppo rappresentare un grosso ostacolo alla sintesi è prendere il sole attraverso il vetro. Quindi mi dispiace, no, l'esposizione dal vetro della macchina nelle 2 ore di coda che facciamo lungo la tangenziale o sul gra, quelle non valgono, a meno ovviamente di non essere su una spider. E poi ancora ricordiamoci che nelle giornate un po' velate come sono oggi, l'impatto degli UVB arriva sicuramente limitato. Buona notizia, qualcuno sostiene che la pratica di attività fisica all'aperto aumenti la capacità di sintesi. Non ne siamo proprio sicuri, ma mi piace credere che sia così. Ricordiamo infine che gli anziani, purtroppo, al passare degli anni, vedono ridursi un pochino la capacità di sintetizzare vitamina D. Quindi loro tendenzialmente sono a un aumentato rischio di carenza. Ma attenzione, anche in questo caso si assiste solo a una riduzione della capacità di carenza, non a un blocco totale. Ma perché dannarci di tutte queste cose? A cosa serve davvero questa vitamina D? Serve a un sacco di cose. Allora, la funzione di cui tutti più o meno siamo a conoscenza è sul sistema osseo, ci garantisce la salute delle ossa e previene il rischio di fratture, di osteoporosi e così via. Ma non solo, sono provati gli effetti sulla salute dei muscoli e sul sistema immunitario. E questo ha aperto la porta a numerosi studi e numerosi approfondimenti. Quindi sì, la vitamina D ci serve proprio. Ci serve proprio, ma non è detto che sia proprio così utile nella prevenzione di tumori, depressioni, malattie metaboliche, malattie cardiovascolari. Abbiamo diversi studi che correlano la presenza di una carenza di vitamina D con un aumentato rischio di sviluppo di queste malattie. Ma attenzione, correlazione non significa causazione. Cosa voglio dire? Voglio dire che il fatto di trovare che una persona carente di vitamina D sviluppi più facilmente una qualche malattia non indica necessariamente che il primo fattore causi il secondo. Implica semplicemente che si verifichino queste due condizioni nella stessa persona. Potrebbe, tanto per farvi un esempio banale, inventato, essere il sole la vera chiave di volta, ossia un'esposizione regolare con le modalità che abbiamo descritto prima al sole garantirci dei livelli di vitamina D accettabili e la prevenzione dalle altre malattie. Lo ribadisco, questo è un esempio tanto per farvi capire, non sto dicendo che il sole sia il vero responsabile del nostro benessere, ok? E quindi in buona sostanza cosa facciamo? Integriamo a manetta come vorrebbe qualcuno sta vitamina D, ci prendiamo pastiglie su pastiglie oppure ce ne sbattiamo fin quando non ci rompiamo una gamba? Secondo me la verità sta nel mezzo.
Io, come preannunciato prima, vi do le mie conclusioni, ma aspetto di conoscere le vostre. I soggetti in stato di carenza devono sicuramente procedere a una supplementazione, devono sicuramente rivolgersi agli integratori se non hanno altro modo di supplire a questa loro carenza. Questo perché la carenza di vitamina D è associata, al di là di ogni ragionevole dubbio, al rischio di sviluppo di osteomalacia e altre gravi complicazioni. Aprendo una parentesi, ringrazio Multimondi che mi ha fatto notare nei commenti del video dedicato agli integratori per le difese immunitarie che avevo commesso un piccolo grande errore. Ho considerato, in linea con quello che diceva il professor Garattini, sostanzialmente inutili gli integratori per le difese immunitarie. Ma c'è un grosso ma, c'è una grossissima eccezione. In caso di carenza di vitamina D, questa va assolutamente integrata. E quindi non è vero che gli integratori non servono a prescindere. Gli integratori non servono, o probabilmente non servono, o a mio avviso non servono, nelle persone sane. Grazie ancora per il commento. Chiusa parentesi. E cosa significa carenza di vitamina D? Manco a dirlo, c'è un vivace dibattito anche su questi numeri. Comunque diciamo, ragionevolmente si ritengono normali e sufficienti a un buono stato di salute valori compresi fra 20 e 40 nanogrammi per millilitro di sangue. È possibile misurarlo attraverso un semplice esame del sangue. In base alle evidenze attuali, in base agli studi che abbiamo a disposizione oggi, non sembrano esserci grossissimi vantaggi ad avere livelli circolanti superiori ai 40 nanogrammi, anche se non tutti la pensano così. Ma probabilmente, salvo potersi vantare al bar con gli amici, non ci sono ulteriori vantaggi. E i soggetti invece che non sono carenti, cosa dovrebbero fare? A mio avviso, e sottolineo, è una mia opinione personale basata su un'analisi di tutte le opinioni che ho potuto leggere, ritengo che non abbiano considerevoli vantaggi da poter trarre da un'integrazione più o meno aggressiva. Non ci sono studi, per usare le stesse parole che ho usato prima, che dimostrino, al di là di ogni ragionevole dubbio, che integrare un soggetto che abbia già valori normali di vitamina D possa procurare ulteriori vantaggi in termini di salute o in termini di prevenzione. Come fare a sospettare una carenza? Allora, in linea di massima, se lo stato di salute è buono e non ci sono né sintomi suggestivi di carenza, dolori muscolari, mal di schiena, stanchezza che non trova spiegazioni, in linea di massima possiamo ragionevolmente essere tranquilli, soprattutto se sappiamo di avere un'esposizione magari non eccessiva, ma più o meno regolare al sole. Diverso il caso di soggetti per esempio ospedalizzati, in cui sicuramente non c'è un'esposizione solare sufficiente, lì ecco in quei casi si sospetta, ma si è quasi certi di trovare una carenza. E se volessimo cautelarci? Se avessimo il dubbio di essere carenti, anche se non avessimo reali motivi per sospettarlo? Beh, in questo caso a mio avviso le strade sono due. Io vi consiglio fortemente di prendere la prima strada, però ve le do entrambe. La prima strada è ovviamente un'esposizione di buon senso al sole. Cosa vuol dire di buon senso? Vuol dire che se voi usciste 2 o 3 volte alla settimana a correre o comunque praticare attività fisica all'aperto durante le ore solari, durante le ore in cui c'è una sufficiente esposizione al sole, potete stare certi che il vostro organismo è in grado di prodursi quantità assolutamente adeguate di vitamina D. In questo modo cogliete 2 piccioni con una fava, vitamina D e attività aerobica. La seconda strada è rappresentata dagli integratori. Ma come andiamo a integrare senza rischiare complicazioni, senza rischiare effetti indesiderati? In linea di massima, quasi tutti i medici concordano sul fatto che dosi ragionevoli di vitamina D assunte per bocca a scopo di integrazione non siano dannose neanche in soggetti che non ne siano carenti. L'NHS inglese, per esempio, suggerisce, specialmente nei mesi invernali, ricordiamoci che l'Inghilterra rimane molto più a nord e quindi con un'esposizione solare inferiore, suggerisce ai propri cittadini di integrare eventualmente con 10 microgrammi al giorno di vitamina D. Si ritiene che dosi anche leggermente superiori non costituiscano un pericolo praticamente per nessuno. La stessa AIFA definisce come limite massimo per gli integratori di libera vendita, che
quindi non richiedono ricetta medica, una dose giornaliera pari a 50 microgrammi al giorno. 50 microgrammi al giorno che equivalgono a 2000 unità internazionali di vitamina D. State attenti alle unità di misura. Onestamente però arrivare a 50 microgrammi al giorno forse pare un pochino eccessivo. Dobbiamo ricordarci infatti che dosi spropositate di vitamina D, si parla di 100 o più probabilmente dei 150 microgrammi in su al giorno, espongono al rischio di gravi effetti collaterali. Ipercalcemia, cioè un aumento esagerato di calcio nel sangue che a sua volta porta complicazioni anche gravi, rischio di calcoli renali e così via. A proposito, prima non ve l'ho detto, ma l'esposizione solare non vi espone al rischio di sovradosaggio. Potete esporvi quanto volete e non rischierete mai un sovradosaggio di vitamina D. Queste sono le piccole cose che mi fanno letteralmente impazzire dell'organismo umano e che dovrebbero, a mio avviso, fare riflettere. Ok, sono al termine del mio sproloquio. So benissimo di non aver potuto mettere il punto finale a questa infinita discussione sulla vitamina D e anzi, aspetto con ansia di sapere cosa ne pensate voi. L'ho già detto tante volte, non mi interessa avere ragione, non sono qui per darvi le mie parole come oro colato, ma sono qui per parlare, discutere con voi e crescere così insieme. Non voglio aver ragione, voglio scoprire con voi la verità. Mettetemi un mi piace se vi è interessato il video, spero di sì, iscrivetevi al canale così che io possa vantarmi con gli amici al bar per un iscritto in più e vi aspetto al prossimo video. Un'ultima cosa, vi lascio alla fine del video, dopo i saluti di rito, i link per due interessanti video di approfondimento, due pareri diversi, direi anche contrastanti fra di loro. Uno del dottor Ongaro, un video interessante, e un altro della dottoressa Mautino, un parere un po' più articolato ma altrettanto interessante. E ricordatevi che in farmacologia, così come in nutrizione, quasi sempre il troppo è nemico del bene.